Onorevole Rosati, allora, innanzitutto partiamo da questa nuova legge o questo progetto di legge sulle case popolari. L'aspetto mi pare prevalente in questo momento è il fatto che si dica è il sistema pubblico che se ne deve occupare, non dovrebbe esserci un ingresso ulteriore di privati. Mi sembra un buon punto di partenza, ma quali sono gli elementi di criticità che invece voi in questo momento registrate? Ma sicuramente il fatto che si faccia una riforma senza individuare nuove risorse. La legge 27 che stiamo abrogando prevedeva che per le politiche abitative ci fosse un sostanziale autofinanziamento, fossero autofinanziate dalla vendita del patrimonio pubblico e dall'aumento dei canoni. Questa legge è del 2009, nel frattempo è arrivata la crisi, le famiglie si sono impoverite, i piani vendita sono andati hanno rappresentato un fallimento e abbiamo invece avuto un aumento esponenziale della morosità incolpevole da parte degli inquilini perché le famiglie si sono impoverite. Quindi non si può pensare di autofinanziare un settore, il settore abitativo, bisogna quindi trovare nuove risorse, anche perché in questo momento noi abbiamo in tutta la Lombardia 170.000 alloggi pubblici di proprietà o delle ALER o dei comuni, con una richiesta da qui ai prossimi 10 anni di 400.000 famiglie che chiederanno di entrare nei servizi abitativi pubblici. Quindi c'è l'esigenza di avere nuove abitazioni. Per avere nuove abitazioni bisogna riqualificare quelle che ci sono, quindi ci vuole la riqualificazione, il riuso, ci vogliono naturalmente però risorse che questa legge non prevede. Quindi la prima criticità sono la parte economica. La seconda criticità è che non ci si prende un impegno serio rispetto al contenimento del costo dell'abitare. Le famiglie si stanno impoverendo anche perché pagano canoni e spese a rimborso sempre più elevate, peraltro per avere anche una qualità di servizio del tutto discutibile. E quindi noi chiedevamo un impegno da parte di Regione Lombardia, l'ho chiesto formalmente al Presidente di Regione Lombardia, che non aumentasse, ci fosse un contenimento del costo dell'abitare. Ahimè però il Presidente oggi non è presente in aula perché aveva impegni istituzionali da lui considerati molto più importanti. Poi c'è tutto il tema della dismissione del patrimonio pubblico. Noi abbiamo detto basta, stop alla dismissione del patrimonio pubblico. Non ci convincono le idee come quelle del Movimento 5 Stelle che si dovesse lavorare solo per ridurre la percentuale delle ulteriori vendite. Noi abbiamo detto i piani che sono attualmente approvati vadano ad esaurimento, dopodiché stop vendita di patrimonio pubblico, perché altrimenti la contraddizione che noi abbiamo è che ci sono 50.000 famiglie in attesa da anni, da decenni di avere un'abitazione e poi alloggi che sono vuoti che vengono venduti all'asta con ribassi d'asta incredibili acquistati da persone che per il reddito non avrebbero nessun bisogno né necessità di acquistare alloggi di quelle caratteristiche. Sulle coperture, lei ritiene che a questo punto possa esserci o debba esserci eventualmente un intervento anche del governo a sostegno di queste sofferenze? Beh, noi chiediamo che ci sia, che ognuno faccia la sua parte. Noi chiediamo che Regione Lombardia definisca un piano pluriennale della durata di 10 anni, del valore complessivo di 2 miliardi di euro, quindi 200 milioni all'anno, che permetta di avere risorse da investire, tante e programmabili, per poter finanziare una serie di progetti di riqualificazione, ad esempio come quello che abbiamo avuto a Milano nel quartiere Lorenteggio. Dall'altra parte chiediamo che ognuno faccia la sua parte e quindi anche il governo. Il governo come può fare la sua parte? Intanto aumentando le risorse che il governo mette a disposizione per finanziare le politiche abitative e dall'altra parte per rendersi disponibile con Regione Lombardia a negoziare una flessibilità rispetto allo patto di stabilità che consenta a Regione Lombardia di accedere ad ulteriori mutui e quindi la possibilità da parte di Regione di indebitarsi. Comunque sottolineiamo che anche con gli avanzi di bilancio di ogni anno Regione Lombardia potrebbe finanziare senza quindi indebitarsi queste politiche, anche perché ha centinaia di migliaia di milioni di introito sia dal punto di vista della lotta all'evasione fiscale sia dal punto di vista dell'addizionale IRPEF regionale.